Ciao a tutti ragazzi ed eccoci ritrovati in questo nuovo video. Siamo su Bloodborne e siamo come sempre in compagnia di Papa. Siamo qua nei Boschi Proibiti e iniziamo un po' a visitare insieme. Sono davvero lunghi e veramente c'è di tutto qua dentro, quindi ci vorrà un po'. Ma noi non abbiamo paura. Penso che probabilmente questo gameplay lo dividerò in due parti perché veramente adesso vi farò un po' vedere, ma sono veramente enormi. Poi, la prima volta mi ha fregato, però qua bastardi c'è una trappola. Cos'è? Tutti in culo, se rimani qua ti inculo lo stesso. Quindi devi solo scappare. Maledetti. Allora, potremmo andare di qua. Ma io vi farò vedere la strada più carina perché, come vi ho già vi ho detto, ho già guardato tutta sta zona. E così almeno lasciamo da parte dei nemici inutili. Vabbè, non ce ne andiamo tanto, non ci interessa. Quel tizio lì è troppo lento, allora. Se voi volete questa è la zona più veloce, poi vi farò, cioè, se volete invece vedere tutto, giratevela un po' di più. Da qui noi troviamo tutti questi esseri, ma noi assolutamente ce ne sbattiamo le palle e ce ne andiamo qua dietro, dove troveremo una porta. Nel vostro caso la porta sarà chiusa perché io sono già andato abbastanza avanti. Là sapete cosa vi consiglio di fare? Così. No, o forse sarà aperta, non lo so, ma in ogni caso io vi faccio vedere cosa fare. Correte proprio come dei dannati. O volendo sconfiggeteli solo che sono noiosi. E praticamente la porta vi fa arrivare da qua. Più che altro perché sta zona è tipo una zona in più, quindi non ci serve neanche. Madonna mia, che cattiveria! Quelli con la pistola rompono le palle in maniera indefinita, vero? E che cazzo? Io comunque, visto che questa zona l'ho già fatta, vi consiglio di fare tutto con molta più calma, cioè uccidete tutti i nemici che vi daranno davvero tanto qua. Poi lì in fondo c'è un bastardo col cannone che mi ha ucciso un paio di volte senza che me ne rendessi conto. Con un colpo si muore, vi dico solo questo. O almeno io muoio con un colpo, magari chi avrà più vita. Dai, dai, ci stai scocciando, via. Dai, su, non si scoccia. Questo con la spada è quello che ha più vita di tutti, c'ha un botto di vita. Ok, iniziamo ad entrare nel posto davvero un po' più noioso. Poi vi dirò più o meno dove sono arrivato, eh. Qua è sta zona, l'ho già visitata tutta. Allora, se andate in questa porta, sotto troverete un nemico e dei bonus, non mi ricordo cosa, tipo delle fiale, roba del genere. Però non è, diciamo, la porta principale. Troverete solo dei bonus lì. Qua invece trovate sto tizio che sono i soliti di prima, solo che iniziano a, boh, impazzire. E poi potrete andare allora. Di qua è la strada più, come dire, normale. Di qua invece potremmo già andare leggermente più avanti, che poi andiamo veramente avanti di un centimetro. Ve lo farò vedere.
No, scusate, questo porta giù, quindi non serve. Comunque, la strada è da sta parte. E poi da qua io veramente non ho idea di dove cazzo andare. Ci sono già stato, ma è un labirinto. Non ci scocciare, dai, non ci serve. Qua adesso. No, non volevo fare questo. Ma iniziano ad esserci dei piccoli serpentelli, dei serpentelli enormi, una rottura di palle incredibile. E ci saranno tipo anche abbastanza chili di sangue, eh. Più che altro perché i serpentelli sono deboli. Serpenti grossi rompono parecchio le palle. E poi da qua devo ancora capire dove andare, ve lo giuro, io continuo a girare ma mi trovo sempre nella stessa strada, ecco. Come vedete questi qua sono veramente meno dei mali. Sei colpito. Poi adesso io sto combattendo con la spadina per tenere in mano la torcia. Ma con lo spadone un colpo caricato lo uccide. Quindi veramente è una cosa molto facile. Bah, io non li uccido neanche tutti perché voglio andare un po' avanti, voglio cercare di scoprire la zona. Anche perché voi probabilmente non lo vedrete, ma mi sono potenziato parecchio. Tipo l'arcano l'ho portato avanti di 4 o 5 livelli per poter utilizzare l'osso e il ruggito. E quindi anche la difesa si è alzata parecchio. Quindi tutti questi adesso ci servono, cioè a me servono poco. Voi, come già vi ho detto, vi consiglio di ucciderli tutti. Tipo lì sopra, come si arriva? Che voglio quella cosa. Ehi, non rompete. Dice che ce la farò a salire o è impossibile? Ah no, eccoci, eccoci! Ah, è tipo un posto tutto imboscato. Vedete, cioè, c'è davvero. E ve lo giuro, qua ho già trovato tante. Ma che cazzo! Ma zio. Ecco. Così è come non bisogna giocare, ragazzi. E provo con la frusta, magari gli toglie l'arma. Ehi, cazzo, gli toglie l'arma. Non voglio neanche di star qui, ragazzi, a combattere contro questo tizio. Poi per dei frammenti, ma boh. Scendiamo. Lasciamo stare sti pipistrelli, sti cose strane, andiamo fino avanti. Come vedete qua, di nemici, se volete potenziarvi, questa è una zona che consiglio caldamente perché ogni volta che ho già provato a fare questa strada almeno un 3 o 4 volte, e ogni volta che entrate più o meno, se ve la fate, ma neanche tutta, buona parte, un 60.000 chili di sangue ve li fate sempre. Solo che ormai io con 60.000 chili di sangue mi potenzio due volte e dovrei stare qua a fare un gameplay di 20, 30, no, anche di un'ora quasi. Ecco, questo è il serpente grosso di cui vi parlavo. Questo già inizia ad essere parecchio noioso. Ragazzi, mi sono imboscato qua dentro, ma non so perché. E non so neanche come uscirne. Ok. Andiamo, signore, dai, non rompere. Io spero di trovare il boss, così almeno cercavo di sconfiggerlo in questo gameplay. Cioè,
Tipo io sono così sicuro di trovare il boss, ma magari neanche c'è. Mi sembra strano che una zona non ci sia, però tutto può essere. Andiamo. Allora, qua c'è un tizio che impazzisce. E c'è una porta? Ok, niente, non importa. Quindi lasciamo stare su tutti e andiamoci avanti. Ecco, ecco dove non saltare. Vedete, è tutto un cazzo di labirinto. Guardate, mo dove sto andando. Questi non so se li ho già visti, non so se... Boh. Qua ci sono già stato. Qua ci sono già stato. Ok. Più o meno ci stiamo ricordando. È che poi la cosa complicata di non ucciderli è che non so dove sono già stato, devo un attimo ricordarmi. Poi alla fine trovare un boss dovrebbe essere complicato. Cioè sono quelli che hanno uno spiazzo enorme. O comunque una lanterna, a me va bene anche una lanterna, cioè se non c'è il boss c'è la lanterna va bene uguale. Dai, questa è la strada giusta, me lo sento. Oddio. Dai, dai, è giusto, cioè. Un altro maiale. Ma perché? È la zona giusta o no? Perché io veramente non so più dove sto andando. Sì, dai. Questo è il posto perfetto per un boss. Ok ragazzi, allora ci sarà un breve taglio perché io penso proprio che questo sia il boss. Quindi, rieccoci ragazzi, non vi nego, anzi, ve lo dico proprio che sono morto tipo un milione di volte. E ho paura che questa sia la prossima perché, oh, sono davvero dei rompipalle. Più che altro perché ognuno c'ha, mi pare di aver capito, tipo, dei suoi poteri, solo che quando gli togli abbastanza vita, uno dei tre, poi tutti diventano potenziati. Io avevo tolto tipo abbastanza vita a quello con la katana, con la spada, che cazzo è, e poi basta, tipo sono diventati tutte delle bestie. Anche quello con la katana, tipo sono iniziato a uscire dei serpenti dalle mani, boh, tutta gente strana. Voglio cercare di ucciderne uno alla volta. Ecco. Ecco, mo tipo diventano. Ecco. Avete appena visto che tipo sto qua allunga le braccia. Ma che cazzo? Ma se mi fate scappare un attimo. Cioè, giusto per riprendere la vita, e poi arrivo. Qua sopra secondo voi me la posso fuggire? Direi di no. Allora, scappiamo di qua. Corri più veloce che poi, maledetto. Devo sfruttare sta lapide, ragazzi, per forza. Allora. C'è uno veloce, che adesso è diventato anche lungo.
Viaggia, viaggia. Ok, direi ragazzi che come avevo pensato all'inizio, quello con sta cosa ad ora è più principale. Scusate se nei boss me la prendo più o meno sempre comoda, però bisogna, cioè ci vuole. Adesso non ho capito. Adesso che cazzo? Ehi, 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 non vale da dietro così, eh. Ecco, ora vi faccio vedere cos'è sta cosa, praticamente mi fa correre come un bastardo. Ecco, però scappa. Però cazzo, è troppo lungo il suo braccio. Ehi, ehi, ehi! O vado su questo qua che in genere è da solo perché è più lento. Ma cazzo. Ehi. Togli. Scappa. Prendi vita. E viaggiatela. Prendi vita. Sei pronto? Ecco. Ma questo qua, io non ho capito quanto è lungo il suo raggio, cioè. Tutta la mappa? Ogni volta che prova a prendere non ce la fa. Ma la parte destra è liscio. E la madonna quanto mi ha tolto, ragazzi! Riuscite almeno a farmi fuori, che cazzo, uno, non è che ne chiedo tanti, uno. Scappa. Maledetti, tutti vicini sono. Oh, li posso colpire un bug. Ok, uno è morto. Uno. Un altro, sono morti due. Che cazzo fare se sto qua? Ok, evocate pure i serpenti. E li fa più spesso. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Allora, due non so come li ho uccisi insieme, ma chi se ne frega. L'importante è avercela fatta. Ho vinto anche un trofeo e ho ottenuto fascino sanguigno. Adesso cerco di capire immediatamente che cos'è. Ho tre conoscenze del folle che potrei anche utilizzare, ma per ora non ci servono. Non penso che se ne ottengo troppe ci danno qualcosa in più, però non lo so. Allora, dov'è sta roba che ho trovato? Boh, ragazzi, non trovo. Non penso sia una gemma perché ci sarebbe scritto. Punto. Fascino sanguigno. Attacchi cruenti restituiscono 200 punti vita. Non è male, non ho ancora capito cosa sono gli attacchi cruenti. Allora, no, non ci serve tornare, tanto siamo a posto. Anzi, sì. Torniamo. E ci salutiamo. Magari cerco un attimo in internet cosa sono questi attacchi cruenti, almeno capisco se effettivamente serve tenere questa runa, perché se sono tipo quelli caricati con R2, allora vabbè, ci sta perché li faccio spesso. Se sono quelli che tipo prendono i nemici di squarto da dietro, no, perché non li faccio quasi mai.
Comunque ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. È andato abbastanza bene, dai. Alla fine quel boss l'ho dovuto fronteggiare solo 3 volte. Quindi non è andata neanche tanto male. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Ci vediamo presto. Ciao a tutti ragazzi.